Buon samurai, buon vaccino e tamponi a tutti. Riprendiamo le nostre trasmissioni, questa è la numero uno, potremmo dire la numero zero, come samurai, ma soprattutto come la luna nel pozzo. Come la luna nel pozzo, l'occhio la vede ma la mano non la afferra. Questa sera tutti insieme per due ore teniamo banco, come si vuol dire. Certamente. La frase del giorno: non aspettarti nulla, ma sii pronto tutto. Edward Bradford è stato uno psicologo britannico che ha fatto grandi studi negli Stati Uniti. Cosa dice questa frase? Dice praticamente: ragazzi, fate tutto quello che dovete fare da soli, non aspettatevi che qualcuno vi dia una mano. Anzi, se qualcuno vi dà la mano, di solito vi annega. Quindi non preoccupatevi. Sbagliate da soli, che comunque va sempre bene. Trasmissione abbiamo dedicata giustamente ai giochi olimpici. Tokyo, guardate un po', più Tokyo di così. Guardate, IGF, non è male, eh? Quindi oggi ci dedichiamo all'operazione olimpica. A tal senso, perché è molto impegnato dopo le Olimpiadi, eccetera, eccetera. Diamo subito la parola al presidente, dottor Domenico Falcone, presidente della FICAM, il quale è tornato a casa con un bottino incredibile. 5 medaglie di bronzo, una d'oro per i giochi olimpici e una di bronzo per i giochi paralimpici. Quindi, più di così. Caro presidente, buonasera, come stai? Tutto bene? Buonasera. Grazie, presidente. Buonasera a tutti gli ascoltatori e ai tuoi ospiti. Com'è il peso delle medaglie, le facce di bronzo e quella d'oro? Raccontaci. È molto lieve, molto bello questo peso. È un peso che io mi aspettavo. È una buona prestazione dei ragazzi, c'è stata, siamo stati premiati, il lavoro è stato ben ripagato. Si è aggiunta l'ultima medaglia bellissima di Carolina Costa, quindi penso che tutto il mondo federale, il mondo di judo in particolare con Carolina, deve essere molto contento. Adesso quali sono i progetti importanti dopo le Olimpiadi, che ormai Parigi si può dire che è dietro l'angolo, quindi il 2024 è lì. Beh, certo, non è un quadriennio, è un triennio, mancano 3 anni, anzi viene bene perché credo che sarà l'occasione per il riscatto per quegli atleti a cui le Olimpiadi non hanno sorriso, e quindi spero che veramente possano ripagarsi, ritrovarsi per la prossima Olimpiade di Parigi. E poi così vorrei citare i mondiali juniores di Olbia di judo, che sono fra poche settimane, che è proprio l'inizio del percorso di Parigi, ed è con piacere che proprio in Italia si svolga questa manifestazione. Quindi diciamo che i soli problemi sono qui in Italia, non ci sono problemi. Quando la squadra tua si muove all'estero bisogna prepararsi a portare a casa medaglie. Dico bene? Certo, certo. Diciamo che io sono molto contento non solo per i risultati che hanno premiato i ragazzi a tutta la federazione, ma anche così come nel panorama sportivo nazionale noi abbiamo fatto veramente, siamo nel podio, nel medagliere federale, insomma, visto che abbiamo un oro e 4 bronzi che tu prima citavi, che ci pongono, se non sbaglio, al secondo posto fra le federazioni che abbiamo fatto medaglia a tutto. E questo per me è un risultato importante e credo che il nostro amato tanto Matteo Pellicone sia molto contento del nostro karate. Bene, diciamo che il karate tu ci tenevi molto, perché è stato sempre un pensiero, un'idea, una forzatura certe volte del tuo predecessore, dottor Matteo Pellicone, quindi il karate era qualcosa che era importante ricordare in un certo modo. Sì, il karate italiano ha festeggiato nel migliore dei modi l'esordio olimpico, una medaglia direi strepitosa di Busato con un grande combattimento con il suo amico avversario Agayev, veramente fantastico, bellissima la medaglia della Bottaro e anche gli altri ragazzi, insomma, dispiace per Angelo Crescenzo, non
non ho avuto possibilità di continuare l'incontro e quindi il karate veramente ha dimostrato, ha ripagato la federazione di tanti anni di grande lavoro che c'è alle spalle. Non dimentichiamo che la scuola di karate italiana è stata sempre fra le prime 3-4 al mondo e quindi insomma, hanno centrato veramente una grande obiettivo olimpico. Bene. I miei colleghi, non volete fare una domanda al Presidente prima che fugga, che ce la portano via? Solo i complimenti dobbiamo fare al Presidente Falcone, perché veramente ha mandato una squadra degna di questo nome. Abbiamo visto, anche se solo sugli schermi televisivi, una grande partecipazione. Abbiamo avuto GSB che si aggiornava con i suoi... 7.000 comunicati. Esatto, tutti i giorni. Quindi abbiamo sofferto con lei, Presidente, e gioito con tutti gli atleti che ci hanno dato queste grandi soddisfazioni. Le medaglie, non importa di che metallo, sono sempre un grande orgoglio per tutti gli italiani quando è la Figilcan che si muove, ancora di più per noi artisti marziali. Ecco, vorrei ricordare, grazie delle parole, vorrei ricordare anche gli altri due finalisti. Abbiamo avuto due atleti che sono andati in finale per il bronzo, non l'hanno centrato, mi riferisco a Lombardo e a Frank Cialmizzo, che spero veramente a Parigi possano riscattarsi. Beh, diciamo che sono già pronti, hanno fatto l'esperienza, perché andare a un'Olimpiade è una grande esperienza, è una gara tutta a sé. L'Olimpiade non si può dire, ma il primo della rank, il campione del mondo, non conta niente. Olimpiade è una cosa a parte, sempre difficile, specialmente quest'anno con l'operazione Covid, con tutti i problemi che ne sono emersi, quindi non è senza pubblico, neppure la carica o quella carica emotiva necessaria. Maurizio, niente domande? No, lascio agli impegni istituzionali al Presidente. Complimenti, Presidente. Bene, allora, se voi tutti. Le donne che sono innamorate di Busà, giusto? Lo aspettano, lo blocchiamo sul treno. Assalto al treno subito. Di Busà. Bene, Presidente, ti ringraziamo molto di questa chiacchierata. Bene, buon lavoro, buon pomeriggio. Buona serata. A prestissimo. Grazie. Proviamo a chiamare la medaglia d'oro. No, io direi, prima di pensare alla medaglia d'oro, facciamo un piccolo cenno a queste Olimpiadi. Parliamo. Allora, io ho pensato che dalla Grecia ai giorni del Covid, è il titolo del Giappone, perché insomma non dobbiamo dimenticare che questi giapponesi sono riusciti in un modo o nell'altro a portare a termine queste Olimpiadi, le più sofferte e le più ritardate. Io non credevo neppure che si potessero fare, onestamente. Ci siamo andati vicini. Ecco. Quindi dobbiamo dire che ci voleva veramente la flemma e questa tranquillità, si fa per dire che magari erano più nervosi di noi, dei giapponesi per portare a termine questa operazione. Che poi non è ancora finita, perché finisce il giorno 5, quindi il seguito non deve essere tanto comunque facile. Io penso che... l'esserci conta più di vincere, dice qualcuno. Io non ci credo, perché esserci e tornare a casa senza niente, insomma, non deve essere proprio una grande gioia. Cioè, sì, ho partecipato, ma secondo il mio punto di vista, Barone de Coubertin non l'ha detto così. L'hanno capito male, perché lui parlava un francese classico e sicuramente i suoi colleghi nobili come lui non parlavano il francese, parlavano tedesco e inglese, eccetera. Quindi non si sono capiti, ecco, secondo il mio punto di vista. Perché quando si sono aperte le Olimpiadi, correvano tutti come dei matti per cercare di vincere, altro che partecipare. Noi abbiamo fatto, Samurai ha fatto 12 Olimpiadi con questa. Quindi praticamente io ho saltato per l'ultimo momento per motivi di carattere logistico, non per mancanza del pass, anzi, quello di più, mi hanno addirittura mandato dal Giappone il diploma come giornalista accreditato alle Olimpiadi, quindi ho mancato, chiedo venia, farò 50 flessioni, no? Tutti i giorni fino a Parigi, ma cercherò di organizzarmi. Adesso abbiamo
facciamo veramente lo salto al treno, certo, come si diceva, assalto al treno come nei film western, giusto? Perché è carico d'oro. Perché è carico d'oro, esattamente. Hanno fatto il film L'uomo dal braccio d'oro, esatto. Noi ci mettiamo in comunicazione con l'uomo della medaglia d'oro. Se siamo fortunati, incrociamo le dita. Sicuramente la linea. I potenti mezzi della regia. Ecco. Non è il treno, è il telefono. È libero. Ci siamo. Eccolo, ecco. Caro campione olimpico, come stai? Come stai? Io sto molto bene, grazie. Parliamo con te, peccato non possiamo vederti, ti vediamo solamente nelle fotografie con la medaglia che proiettiamo sugli schermi. Ma chi è questo? Questo Busai. Questo ragazzo è arrivato al massimo dei livelli. Il karate ha aspettato 50 anni più uno per andare alle Olimpiadi. E quel più uno è la sua medaglia d'oro. Ma ne valsa la pena perché... Insomma, dov'è questo medagliato? Dove abita? Dove allora, vive? Dove pratica? Parlaci un po' di te, dai, che carabiniere, giusto? Sì, centro sportivo carabiniere. Allora, parlaci un po' di te, la tua città natale, i tuoi genitori come ti hanno accolto, al tuo paese, che feste hanno fatto? Ma guarda, mi hanno accolto benissimo sia a Roma, al rientro di Tokyo, tutto lo staff dei carabinieri, della nazionale... E ci hanno accolto un'accoglienza bellissima. E poi dopo due giorni sono sceso a casa, all'aeroporto di Catania è stato un casino, sono dovuto stare pure attento per tramite il Covid, quindi ho mascherina, anzi non sono avvicinato più di tanto, però hanno fatto un festone bellissimo. E poi ad Avola, che è il mio paese natale, hanno organizzato una festa che è durata una giornata intera, quindi la sera sono arrivato stanco morto, però è stata qualcosa di pazzesco, bellissimo. I famosi rosso di Avola, giusto? Sì. È giusto? Parlavamo di te con Santo Torre, che è stato nostro ospite, con Balzarro e Semino, sì. E parlavamo di te, della tua grande performance, eccetera, che ti abbiamo visto, nonostante mamma Rai sia negata a fare i servizi, no, per lo sport, ti abbiamo ammirato, no, con dovizia. Raccontaci qualche aneddoto. Qualche aneddoto, quando hai preso la medaglia ti abbiamo visto saltare, che sembravi un canguro australiano. Raccontaci. Guarda, onestamente, quando ho rivisto tante cose non me le ricordavo nitide. Ho visto solo che non riuscivo a stare fermo, ma non riuscivo, quindi poi volevano anche multarmi perché ho passato la mascherina per l'inno, però ho detto va bene, multatemi, non è un problema, io devo cantare, devo girare. Poi di fronte avevo tutto lo staff della nazionale, il professor Ascheri, il staff sanitario, gli allenatori, anche se non c'era pubblico, però c'erano loro, e quindi è come se abbiamo vinto insieme, abbiamo vinto insieme. E quindi abbiamo cantato insieme l'inno, guardavo loro, è stata la vittoria più bella della mia vita. Insomma, ora stai già pensando a Parigi, Busà? Magari, se ci confermo non ci penso già, e ti dico che andrò sicuro a Parigi. Però Parigi? Devo solo di confermarci. Piccolo problema di Parigi, che il karate non c'è nel programma. Ma noi andremo in vacanza a Parigi. Sì. Parigi va sempre comunque una messa. Però diciamo che tentiamo le prossime Olimpiadi. Sei giovane, sì, quindi non hai problemi. E poi ci sono tutti i tuoi fans che sono là pronti ormai a seguire le orme del grande Busà. Io non sono giovanissimo, però diciamo che ancora mi piace, mi diverte, quindi ancora per un po' ne ho. Devi tenere banco per un bel po'. Sì, certamente. Maurizio, non fai domande oggi, dormi. No, non sto dormendo, stavo ascoltando affascinato di questa performance, ascoltavo affascinato. No, noi abbiamo avuto ospite il colonnello Nino Briguglio, della scuola ufficiali carabinieri di Roma, in trasmissione, che segue l'aspetto difesa personale per i futuri allievi ufficiali dei carabinieri. Abbiamo avuto ospite, quindi
Speriamo di averti ospite qua con noi, magari nelle tue trasferte, magari in presenza, ci farebbe piacere. Anche va nelle... bene, va bene. Ci farebbe molto piacere. L'invito è partito. L'invito è partito, il treno va avanti, giusto? Cioè, tu arrivi a Roma alle 19.30, altrimenti ti avremmo visto in diretta. Esatto. Okay. Allora, okay. E tu? Ma certo, ci chiedevamo, ma la notte sei riuscito a dormire? No, assolutamente impossibile, no. Eh? L'adrenalina a mille? Non ho dormito né la notte prima né la notte dopo, ma veramente non ho dormito. Cioè, zero minuti, zero secondi. Poi infatti sono crollato. Domani al palazzetto mi addormentavo guardando le gare. Però non sono riuscito, perché poi in Italia erano 7 ore indietro, quindi sentivo la famiglia, gli amici e poi c'era un'adrenalina pazzesca. Quindi non sono riuscito a dormire. Sai, come artisti marziali in realtà ti invidiamo veramente molto, eh? E da un lato sì, ti ringraziamo di cuore, perché grazie alla tua partecipazione, alla vittoria che hai portato alla nostra nazione, hai sicuramente scatenato nei giovani la voglia di praticare le arti marziali. Il karate sicuramente, e per noi che amiamo tutte le arti marziali allo stesso modo ed abbiamo delle palestre che ci consentono di divulgare queste discipline meravigliose, non hai fatto altro che fare una grandissima pubblicità positiva che ci servirà per raccogliere addetti su tutto lo stivale. Grazie ancora, Busà, perché abbiamo gioito insieme a te e continueremo a farlo negli anni fino a che non arriverà la seconda medaglia. Certo, diciamo che questa ormai è acquisita, allora, giusto? Questa qua dopo la medaglia, che poi comunque giustamente col tempo un po' andrà a scemare, questa è la cosa più importante. Mi hanno ringraziato tantissime società sportive che dopo il Covid erano in difficoltà, in crisi, e tante persone comunque si sono fatte risentire, gli è venuta voglia di ragazzi, e quindi il fatto di dare speranza a tutti, sia società che ragazzi, questa è una cosa che mi rende orgoglioso, mi onora e sono felice. Ma per me, per aver fatto conoscere me, la mia storia, ma soprattutto per aver fatto conoscere finalmente il mio sport, il mio amore che amo da quando sono piccolo, e aver fatto conoscere a tutto il mondo, soprattutto tutta l'Italia, perché ogni volta queste volte che non eravamo olimpici, un pochettino è una cosa che mi rodeva dentro, che non eravamo olimpici. Ora alla prima Olimpiade ho vinto l'oro, ma l'ho fatto per tutto il karate. Sono contento veramente per il momento del karate, perché almeno questo meraviglioso sport si conosce, sia perché insegna rispetto e disciplina, sia perché poi magari se uno è bravo può diventare un campione e può togliersi delle soddisfazioni. Quindi di questo sono veramente contento. Ma è vero, hai dato una spinta. Certo. E poi il gradino più alto del mondo a un atleta italiano, ragazzi, a Tokyo, 50 anni di attesa, li hai veramente glorificato. Cioè, e non dimentichiamo, e adesso avremo prossimamente, nei prossimi minuti, l'intervista al professor Aschieri, che dal 79 si batte per le medaglie di questo valore. 79 arriva Pierluigi, 80 a Madrid porta a casa la medaglia d'oro ai campionati del mondo di karate di Madrid, ma guarda che strano, un altro siciliano, guarda che strano, e adesso nel 2000 e 2000 e rotti 2022-21 che porta a casa un altro siciliano. Insomma, allora la Trinatica è terra di medaglie. Buongiorno. Caspita. Qui. Poi c'è Avola, brindiamoci Avola sopra con il rosso di Avola. Ah, dico bene. È un po' fortino, però è forte come lui. Come lui, il temperamento. Come tutti i siciliani. Certo, temperamento. Bene. Salutiamo caro Busà, allora. Caro Olimpionico, ci vedremo sicuramente l'anno prossimo per i 120 anni della FICA, e quindi la tua medaglia d'oro sarà la che splende. Olimpiadi, 32esima Olimpiadi, Zagete, Busà, medaglia d'oro nel karate. Un abbraccio ancora. Complimenti. Già, sei nella storia e sei la nostra gioia. Ciao, grazie. Salutiamo il professore. Professore, adesso prima che salutiamo,
Beh, ragazzi, questa telefonata sono contenta che siete riusciti a collegarci. Bella con Luigi, pulita, eh? Anche sul treno si sentiva ma dal bene. Dal punto di vista di Samurai e da Luna del Pozzo, cos'è che poi non possiamo fare? Possiamo fare tutto. Possiamo appunto, tutto. Appunto, tutto possiamo appunto, fare. Volevamo deragliare il treno. Vabbè, siccome... Anche quello che dice la regia, non so, si sbracciano, stanno cercando di dirti qualcosa, non so. Cosa dicono? Niente, niente. Continua a parlare. Si sbracciava a caso. Si sbracciava a caso. Saluti. Si stanno dannando per tenersi a freno. Chiaro, per due chiaro. Ore, quindi, anzi, è già passata. Diciamo, prima di passare, se volete raccontare qualche cosa, avete aperto la palestra? Ieri sera, maestro. E c'era la coda? C'era la coda fuori. Per forza, sì, con sì, tutte le scartoffie. Abbiamo fatto più scartoffie che allenamento, però. Diciamo che veramente. Tu hai incassato, nel senso proprio della parola, messo dentro in quel famoso sacco. Sacco, è esattamente. Piccolo, sacco, okay. Ecco perché sei stata dal parrucchiere. Hai visto, nuovo. Certo, un portafoglio fisarmonico oggi che fa paura. Si costeggia stasera. Nessuno mai mi dice che sono andato dal parrucchiere, non so come mai dillo. Lui ha un'autostrada e quindi non ha bisogno. No, hai ragione maestro, hai ragione. Chi abbiamo in linea? No, prima, dato che parlavamo di karate, no, io sono ben contento che della medaglia di Busaco, come ero stato a Madrid con Ricciardi, la prima medaglia d'oro, caspita, non ci sembrava neanche vero. Però, come ha detto anche il nostro campione olimpico, sbracciamenti eccetera, non è lo spirito in Giappone al Kodokan. Devo dire che in un certo senso mi sono riconciliato con me stesso quando nel giapponese Ryo Kiyuma, vincitore del kata, si è inginocchiato e ha fatto il saluto eccetera, è andato dalla parte del coach dello spagnolo che aveva perso, lo ha ringraziato, cioè questo era il lato migliore delle arti marziali, il rispetto, l'educazione, senza le quali tutto il resto è dettaglio. È vero, chi vince ha sempre ragione e non si discute, assolutamente. Però non dimentichiamo che tipo di sport facciamo, non giochiamo al calcio, esatto, neanche alla pallacanestro, quindi qualche volta ci vuole un attimo di una bella lezione marziale sì, il giapponese di Okinawa insomma ha dimostrato che si può vincere nel rispetto e nella cognizione delle grandi cose senza bisogno di sbracciare, però dobbiamo anche capire che noi, dopo 50 anni d'attesa riuscire sì, ma non dimentichiamo una cosa, che di Okinawa, gli okinawensi non sono giapponesi, sono giapponesi di bandiera adesso, ma sono cinesi di origine, quindi sono un po' come i nostri siciliani, sì, gente che gli piace vivere, sbracciarsi, eccetera. Sì, sono molto focosi. Però quando si parla di arti marziali sono lì, ligi alle regole e soprattutto dentro al Kodokan. Assolutamente. Che è la casa dove si pratica l'antica via, non era lo stadio. Ecco. Adesso vediamo se riusciamo a vedere l'intervista che il professor Aschieri ci ha rilasciato quando il weekend scorso siamo andati a Cesenatico. Agevoliamo. Sì. A Cesenatico ci hanno strappato la camicia, ci hanno tirato i pantaloni, eccetera. Cos'era, uno strip club? Sì, veramente. Uno strip club. E noi dove eravamo? Voi eravate... Non voi eravate al lago, sbagliate sui lettini. E abbiamo fatto l'intervista. Fa dei gesti la regia, non capisco. Sentiamo l'intervista. Fa dei gesti. Siamo pronti all'intervista. Bene, via l'intervista. Buon samurai a tutti. Siamo qui a Cesenatico per l'Euroschool. Vi chiamo il professor Aschieri, dopo il suo ritorno glorioso, con una medaglia d'oro e una di bronzo, medaglia d'oro di Luigi Busà, e il bronzo del Viviana Bottaro nel kata alle Olimpiadi per il karate. Quindi, come dicono i giapponesi, arigato, grazie per Luigi Aschieri. Perché, arigato, cos'è? Allora, dobbiamo chiamarti l'uomo dalla medaglia d'oro. C'è stato fatto il film, l'uomo dal braccio d'oro, e invece della medaglia d'oro. Adesso raccontaci un po', tu come vedi
la tua operazione Tokyo? Beh, l'operazione Tokyo per noi era attesa da almeno 40 anni, perché io sono arrivato nel 79 e sembrava che le Olimpiadi fossero al prossimo turno, e poi per una serie di ragioni il karate non è riuscito a passare. Ci siamo trovati finalmente con il Giappone organizzatore, quindi con il diritto di inserire uno sport, e ovviamente hanno inserito il karate Made in Japan, quindi per noi è stata veramente un'opportunità unica per tutto il karate e per noi in particolare. Quindi ci siamo trovati anche con delle difficoltà dovute alla pandemia, perché da un lato c'era da fare le qualificazioni, perché alle Olimpiadi le categorie erano unificate, maschi e femmine, quindi ridotte, e con solo 10 qualificati. Quindi girone italiano fino a 75, per esempio, no? Quindi 60 e quella superiore, i 60 si sono trovati a disagio, perché si trovavano a gareggiare con dei soggetti strutturalmente diversi. I 75 non c'era nessuna novità, e poi oltre 75 era un bel problema, perché alti, illimitato. E nel femminile è un po' la stessa cosa. Quindi portare gli atleti preparati a gareggiare nella categoria superiore o in una categoria illimitata non era per niente semplice. Qualificazione, solo 10 atleti, tornei di qualificazione, punteggio per entrare nei qualificati, e siamo riusciti a qualificarne un numero adeguato alle nostre aspettative, perché ne abbiamo qualificati 2 per il kata maschile e femminile e 3 per il kumite. Dopo l'ultima manche di Parigi? Dopo l'ultima manche di Parigi. Quindi successo dal punto di vista tecnico, comité e kata maschile e femminile, e successo anche nel comité maschile e femminile. Poi insomma ci siamo trovati in grosse difficoltà con la pandemia, perché riuscire a fare i raduni collegiali non era semplice, perché ogni tanto c'era qualche positività, quindi insomma siamo andati avanti. Quando abbiamo avuto gli atleti vaccinati, quindi con il Green Pass, e l'abbiamo completato questo processo di vaccinazione proprio in prossimità delle Olimpiadi. Siamo partiti per Gotemba e lì è stata dura, perché le norme giapponesi erano severissime, quindi bolla vuol dire camera, stare in camera, camere singole, uscire solo per i pasti e per l'allenamento. Il tutto era gestito da un servizio di sicurezza alla giapponese, quindi senza fantasia. E quindi molte ore da soli in camera. Questa è una novità, perché gli atleti sono abituati a relazionarsi e avevano dei momenti in cui all'aperto riuscivano insieme, se no bisogna stare in camera. Per quanto riguarda la questione kumite, abbiamo avuto la sfortuna di un incidente a Crescenzo che il nostro medico ha giudicato pericoloso e l'ha ritirato, decisione medica, l'ha ritirato dalla gara. E la Semeraro, che ha subito un taglio con la faccia insanguinata davanti alle telecamere eccetera, e poi ha avuto 2 punti di sutura. Quindi questo, diciamo, perturba. Non 2 punti in più, no, 2 punti di sutura. Di sutura, esattamente. Quindi diciamo un po' di sfortuna. Però questo bisogna metterlo in conto. Busa ha fatto veramente quello che fa un grande talento, però allenato bene, perché lui aveva già dimostrato a suo tempo, da giovane, giovanissimo, di avere talento, continuità, determinazione, eccetera. E è cresciuto all'interno di un percorso che
doveva fatalmente portare prima ai mondiali senior e poi alle Olimpiadi, che però venivano continuamente rinviate. Finalmente è arrivata l'opportunità e non ha sbagliato niente, e quindi merito in termini assoluti. Dal punto di vista del kata, invece, noi avevamo la Bottaro, la Viviana, che aveva avuto un incidente grave alla caviglia, quindi una frattura importante, sì. Ha fatto un miracolo, sia la terapia, sia la fisioterapia, quindi il dottor Fanton, che ha guidato tutta l'operazione, ha fatto veramente un lavoro eccellente. E Viviana, che ha avuto, diciamo così, la determinazione per superare un problema molto grosso, e ovviamente Roberta Sodero, che l'ha seguita sempre in maniera continua e con una abnegazione unica. Nel kata maschile abbiamo avuto Busato, che però ha commesso un errore. Vincenzo Figuccio non ha nessuna responsabilità, sono quelle cose che succedono quando l'emozione, insomma, capita. Però è uno dei primi al mondo, quindi ha mancato la medaglia, ma la prestazione fatta fino al momento decisivo è stata veramente buona. L'unsu che ha fatto è stato il miglior unsu che io abbia mai visto, ma non è sufficiente. Anche perché a quel livello basta un attimo fuggente, che quindi... L'errore dal punto di vista arbitrale fa la differenza tra magari una prestazione un po' meno buona, ma che non ha errori, rispetto a una prestazione che però parte, insomma, così. Ma come ti sei sentito al momento della medaglia d'oro? Beh, diciamo, ho rivisto 40 anni di aspettative deluse, sì. E mi sono sentito, finalmente, questi ragazzi hanno avuto la possibilità, perché stiamo parlando di giovani che hanno dato tutto. Giovani, uno carabiniere e uno della polizia. È uno della polizia, sì. I gruppi sportivi militari hanno investito molto, ma soprattutto per loro. Perché vedere i colleghi della lotta del judo che vanno alle Olimpiadi e il karate che resta regolarmente a casa, insomma, non è piacevole neanche per loro. Però questa volta il karate torna a casa con un bottino che ne lotta né judo sono stati capaci di portare. Diciamo, resta comunque tutto in famiglia, perché tutti quanti hanno dato il massimo. Noi abbiamo avuto un po' di sfortuna, ma dall'altra parte abbiamo avuto anche due atleti che avevano una determinazione assoluta e quindi non si sono lasciati scappare. Due grandi talenti. Quindi 40 anni spesi bene? Sì. Non mi pesa la lunga attesa, ma il risultato è questo. Sì, quindi a Roma... Sì, perché le Olimpiadi c'era tutto il pianeta. Certo. E poi i primi 10. Sì. Non siamo mica... Quindi con un percorso di qualificazione micidiale. Quindi l'Italia, che diciamo viene sempre snobbata, porta a casa un bottino di super prestigio. L'Italia si è destra nell'80 col primo oro mondiale, sì. E poi ha continuato, esattamente, ha continuato con tutti i titoli che noi conosciamo, che sono stati, insomma, parecchi nel comité, nel kata individuale, a squadre, eccetera. Bene. Caro professore, adesso diciamo, grazie della tua grande presentazione, ma noi ti auguriamo un super successo, perché ti devi preparare per gli altri 40 anni, per la prossima volta. Non mettiamo ipoteche nel futuro? No, non mettiamo limiti alla provvidenza divina, diceva un sacerdote. Però dobbiamo anche pensare che a Parigi non ci sarà, e questa ormai è una certezza. Los Angeles, speriamo che qualche cosa cambi. Comunque io mi considero soddisfatto del percorso fatto fin qua. Però dobbiamo dire una cosa: tutto parte da qua.
perché è arrivato qua. Attraverso noi raccogliamo informazioni, decidiamo, agiamo e poi tutto ritorna in termini di risultato dell'azione. E quindi un lavoro estremamente complesso. Quindi hai pensato alla medaglia d'oro, è tornata a te, te la porti a casa e noi siamo tutti felici e contenti. E questo è la cosa. Grazie, grazie per Luigi, per la tua bonarietà e soprattutto efficienza operativa. Eccoci in studio. Sì, Ragazzi, vogliamo tornare un attimo alla palestra che avete preso ieri con tutto così le quote che avete incassato per tutto il 2021. Guarda, ti faccio un esempio, maestro, vedi, ti faccio questo esempio, vedi. La palestra, dopo 2 anni di chiusura, è come le Olimpiadi di Tokyo. Le Olimpiadi di Tokyo hanno stimato una perdita in rosso per le Olimpiadi di 22 miliardi di dollari. Euro-dollari. Non è un problema. 22. Li stampano? Sì, loro li stampano, ma la maestra non... No. Sono andato a vedere. Non li può stampare. Guardato perché mi ero interessato. Hai provato a stamparli ieri sera? Ho stampato la carta moneta da 130 euro. 130? Per poterci stare nei costi. Cos'è la famosa... 100 non basta. Cos'è la famosa quota di Aurezia? Sì. Che poi si riduce a 95, giusto? Dopo 2 anni di chiusura è una tragedia dal punto di vista... Beh, diciamo che la tragedia c'è perché adesso vediamo quelli che hanno veramente, come si dice, i numeri per riaprire. Perché non dimentichiamo che c'è stata una involuzione, non evoluzione nelle palestre. Vale a dire... che tutti si sono allargati, 72 sale con i pesi, la piscina, la mezza piscina, eccetera. Ed è chiaro che nei momenti, le arti marziali una volta si praticavano quando eravamo 10, 15. Nelle cantine, eccetera, le cose sono cambiate. Non si può più, però ieri è stato approvato quei 140 miliardi, giusto? Sì. Ecco, una grossa parte sono milioni, per... credo siano mai. Milioni. Sono 140 milioni. Milioni. Che daranno ai soliti idioti. Cioè, certo, ma... I soliti noti, perché noi le domande le abbiamo fatte tutte. Ma voi non avete bisogno di domande. Abbiamo solo bisogno di incassare. Di incassare. Le domande di solito vengono date solamente ai più furbi. Anche perché 140 milioni, maestro, comprendono anche il settore discoteca. Te pensi? Certo. Cioè, intrattenimento. Certo. 140 milioni è una goccia sulla piastra rovente che si evapora. Qual è la bella, mi piace questa. Qual è la disciplina che ieri sera... vi ha dato più soddisfazione? Il jiu-jitsu, guarda caso. Jiu-jitsu. Lo chiedi a dei judoka? Dei jiu-jitsu. No, il jiu-jitsu, no. Adesso, io ieri sera ero contento, mentre il mio presidente, che è anche l'amministratore, sì. Un po' meno, perché come dice Maurizio, che lo fa come lavoro, e dire è andata bene. Avevamo 50 atleti in palestra in tutta la serata, quindi... tenere una situazione, un luogo come la Bushido Palestre che tutti conosciamo, 3 sale meravigliose, la segretaria, l'impresa di pulizie, luce, acqua, gas, gli apparecchi nuovi. Gli normativa apparecchi COVID, vecchi, normative COVID. COVID. Abbiamo risposto a 7 milioni di telefonate, questo è vero, un sacco di gente, soprattutto genitori che vogliono portare i bambini. Tant'è che a lunedì apriamo proprio con i bambini, dai 4 anni e mezzo. Quindi il jiu-jitsu tante è la mamme nostra... si portano i piccolini. La cosa importante della palestra è molto importante per i vostri bambini, è la privacy, la sicurezza che c'è. Il bambino viene affidato, la porta si, i vetri si chiude, i genitori di qua, il bambino di là. Quindi la sicurezza per i bambini è massima perché c'è solo l'istruttore, c'è solo il maestro o la maestra. Quindi è una delicatezza anche per le famiglie perché è una chicca che viene data di protezione ulteriore all'integrità del bambino e alla sua crescita e al suo sviluppo nelle arti marziali. Beh, diciamo che più che lo sviluppo nelle arti marziali direi che in un momento in cui la società non educa, la famiglia fa fatica perché lavorano in due dopo il Covid, dovrebbero lavorare in 4, sì. Giusto? Quindi la scuola non educa, quindi rimane che cosa? Il Partito Popolare Cinese che dice dovete fare solamente un'ora il venerdì i giochi online, dalle 8 alle 9 in tutta la Cina, tutti i bambini, tutti i ragazzi
non più smanettare davanti ai videogiochi, il Partito Comunista ha detto un'ora a settimana a tutti. Ma loro mandano i controlli. Loro ti controllano. Certo. Ma tu lo sai benissimo, no? Che in Cina adesso c'è il gradimento della persona. Ti danno un indice di gradimento, ti danno un punteggio, a seconda se sei fedele al partito, quanti post fai contro Bertoletti. Attenzione, anche se fate i post contro Bertoletti, anche noi faremo un indice di gradimento. Quindi, leoni della tastiera, andate via. Non sto scherzando, ci sarà un indice per tutti quanti, la popolazione cinese, per dirti come è adesso la situazione. La democrazia cinese. È nota democrazia cinese. Ma sentivo in radio poco, stamattina, giusto, dove dicono non ti controlliamo noi cinesi, ma se ti troviamo che sgarri, hai finito di esistere. Non vengo a controllarti porta. C'è una porta. Bellissima località ai confini della Mongolia. No, c'è l'Afghanistan che aspetta proprio che gli aprano le porte, dalla rovescia. Torniamo un attimo alle nostre Olimpiadi. Certo. Non ce ne voglia il presidente Cito del Taekwondo se lo abbiamo lasciato in seconda battuta. Ma lui a Tokyo, io gli ho mandato un messaggio, la lettera, eccetera, lui a Tokyo e oggi era impegnato alla radio cronaca con la RAI per l'atleta Antonino Bossolo per la medaglia. Questo atleta ha battuto il primo incontro, il secondo incontro ha avuto bensì il numero uno della rank mondiale della categoria, il mongolo, superato, si è perso contro il brasiliano. Peccato. Per tre punti. Solo per tre punti. Aveva recuperato molto bene. Per la medaglia di bronzo, noi eravamo pronti, già fatto anche la scaletta col bronzo, non con l'oro, ma col ferro, si libera la plata, come diceva Furio Camillo, giusto? E invece no, si è ritirato nei primi minuti per un piccolo incidente. No, Brenno diceva, mettete sulla bilancia l'oro, no, Romani, no. E il ferro, lui ci ha messo la spada di ferro sopra, sulla bilancia. Esatto. Mi ricordo così, storia, avevo 8. Andiamo avanti. Fai 10 flessioni, dai. Subito, maestro, subito. Va bene. Allora, lasciamo a parte Brenno e Furio Camillo, giusto? Giusto. Che camminano assieme su, nei campi Elisi. Nei campi Elisi. Taekwondo è stata la prima medaglia d'oro di tutta la spedizione italiana alle Olimpiadi. Ed è rimasta la medaglia d'oro per 3 giorni solo il Taekwondo. Questo ragazzo, Vito dell'Aquila, è come Busà. Diciamo così, ragazzi genuini, eccetera, eccetera, grande festa nelle Puglie per la sua medaglia d'oro, ragazzi, eccolo, guardatelo. E anche lui stava perdendo alla finale, ha recuperato, ragazzi, e ha portato a casa quel popò di peso che è la medaglia d'oro. Non dimentichiamo che il Taekwondo è sport olimpico da Sydney 2000 e quindi è sport olimpico a tutti gli effetti. Non è come il karate che dobbiamo pensare chi lo presenterà, quale sarà il paese che lo presenterà. Adesso maestro rischio le 20, 200 flessioni, ma mi sembra che sia stata la prima medaglia d'oro Taekwondo. Per tre giorni la sola medaglia d'oro. Quindi questo ragazzo, Vito dell'Aquila, d'altra parte noi siamo un'aquila, vola alto. Non ci sono storie. Non per far politica o polemica, Spartaco. Ma è passata un po' in sordina, non abbiamo fatto grandi feste per questa medaglia d'oro del Taekwondo, ma no, perché? Non è, diciamo che la federazione del Taekwondo è molto ben organizzata, non dovrei dirlo io, ma hanno fatto filmini, riprese, cioè hanno tutto al loro interno nella federazione, hanno un settore con televisione loro, eccetera, hanno fatto un battage veramente notevole, perché c'è un presidente in cui considera la tecnologia punto di riferimento. Bene. E questo è importante. Il Taekwondo si è sviluppato negli anni 60-70 nel centro-sud e la grossa forza è lì, ma adesso c'è questa spinta per aprirsi nel nord. Io credo che dal punto di vista sport, il Taekwondo abbia fatto passi da gigante.
Scusate, perché corpetto elettronico come la scherma, KO di calcio al viso, ne abbiamo visto uno in televisione, ragazzi, l'hanno portato fuori, non so, poi cosa succede, quindi KO di calcio è vittoria in assoluto, neanche nel pugilato, perché il KO viene contato come se fosse un punto aggiuntivo. Quindi io credo che il taekwondo avrà grandi successi, ma soprattutto perché c'è un paese, la Corea, che ha fatto cose incredibili e sopporta lo sport del taekwondo come origine basilare della cultura coreana per i famosi tre regni di Silla. Quindi è tutta una lunga storia. Soprattutto poi abbiamo, a parte la Corea del Sud e la Corea del Nord lavorano assieme. Hanno fatto una grande dimostrazione davanti al Papa, con il costume bianco, quello del Sud, e il costume nero, quello del Nord, yin e yang. Quindi, cioè, un po' come il mio vestito, insomma. Qui è la Corea del Nord e qui è la Corea molto del Sud. Molto bella la giacca, faccio i complimenti. Bella. È della Corea del Sud. La Corea del Sud. Esattamente. Con gli americani. Però i calzoni non sono del Nord. No. Sono sempre del Sud. Da paragonare al nostro calcio in Italia, insomma. Insomma, esattamente. Mondo. Però, Presidente, visto che si deve espandere al nord del taekwondo, la palestra Buccellino ha un buco, mi sembra. No, ne abbiamo già parlato. Se c'è qualche maestro che vuol venire a presentarsi. Del comitato regionale che abbiamo avuto. Adesso ci aveva promesso che ci avrebbe mandato la lista di qualche studio. Io direi, prendiamo il telefono, quella cosina. È vero. Che, quella cosina che Thomas Alva Edison. No. 200 flessioni subito. Bell. Ci ha portato via il... Ci ha scippato, esattamente. No? Ha messo in moneta, prendiamo e facciamo una telefonatina, perché bisogna farla. Ma dobbiamo ricordare che anche il dottor Ascheri ci ha promesso di lavorare con noi, di fare qualcosa insieme quest'anno con la Bushido, e sicuramente noi glielo ricorderemo. Che belli spazi ci sono nella Bushido. Lui è sempre pronto, è lì. Anche perché sicuramente... ci sarà qualche cambio radicale nell'ambito della federazione. Certo. Sicuro. Poi, maestro, sto studiando tutti i documenti che mi ha lasciato l'ultima volta che è stato qua il nostro ospite, e quindi mi interrogerà, sarò preparatissimo. Anche perché è vero che il cavallo che vince non si cambia. Però ci sono delle regole politiche. Il settore del karate hanno vinto gli altri e quindi ci sarà un cambio. Quindi avrà tempo per stare con noi. Ecco. Non dico tanto tempo, ma abbastanza. Quindi abbiamo delle Olimpiadi, cosa possiamo dire ancora? Le Paralimpiadi, parlare delle Paralimpiadi. Abbiamo parlato delle Paralimpiadi, che secondo il mio punto di vista sono veramente messe un po' a parte. A parte quello il moto, no. Si continua a nuotare nelle Paralimpiadi, cioè acqua da tutte le parti, addirittura sborda dalla televisione, quando mamma Rai... E ci mette il canale, giusto, fin giù l'acqua, perché fa vedere solo quello. Poi tutti gli altri sport sono registrati. Sì, è vero. Cioè, anche lì, insomma. Mi sembra che abbiamo già fatto un bottino superiore a Rio 2016. Esatto, ci ricordi quante medaglie? 58. Ma diciamo che a oggi abbiamo fatto, mi sembra, 40 medaglie. 49. 49, 51. Ecco, stiamo andando dei numeri. Segnate le regie, queste che dobbiamo... No, perché... Andiamo su internet. L'operazione medaglie non è che diamo i numeri. Noi andiamo con le medaglie di ieri, che era la notte prima. Certo. Poi c'è la notte di oggi, giusto? Non possiamo correre dietro all'ora di Tokyo. Ecco qui la fotografia della nostra... Leggiate la girl, giusto, sì. Del judo, che ha portato a casa una medaglia di bronzo. Di bronzo. Sì. Veramente, insomma, quindi tanti complimenti, perché sembra facile. Non essere là. Ecco, esattamente. Abbiamo detto che quando noi, Carolina Costa, quando noi diciamo che da fuori, giusto, che la gente intorno al ring grida, usa il sinistro, eccetera, sì. Poi vai sul ring, è il primo pugnaccio sul naso, si è rovinato. Quindi pensate, questa ragazza cosa non ha fatto? Si è sparto in pochi minuti, ci giochi la carriera. Esattamente. La carriera. Esattamente. 4 anni come minimo di preparazione, di grande preparazione. E poi i suoi colleghi di judo,
hanno preso due bronzi su sette categorie, lei da sola in due, una 50%, quindi ha fatto grandi cose. Ma dobbiamo dire che oltre al nuoto, però, la nostra mamma Rai segue un po' anche la scherma, dai, non possiamo lasciare. Sì, non ci ha dato soddisfazioni quest'anno la scherma, no. Cioè segue la scherma, però potrebbe anche non seguirla, visto che non vinciamo. Bebe Vivo però ha mantenuto la medaglia d'oro. Stiamo confondendo le due Olimpiadi, cioè l'Olimpiade, la prima Olimpiade, quella del segno, le medaglie, la scherma ha portato una sola argento. Corretto. Ecco. Quindi c'è un declino, ma c'è anche un declino a carattere internazionale, perché ogni Olimpiade ci sono meno nazioni che partecipano. Lo sapevo, ecco, ministro. Perché una volta era obbligatorio nelle accademie militari, adesso con la tecnologia moderna anche gli ufficiali, quando riescono a sguainare la spada, è più che sufficiente come concetto. E quindi è diventato uno sport di élite, e quindi quando è sport di élite la gente ha poca fame, e quindi come tale non si pratica, si vede nel pugilato. È bella questa tua sottolineatura, poca fame, perché nel pugilato abbiamo avuto i cubani, cinque ragazze e neanche un maschio nella squadra italiana. Abbiamo fatto una medaglia di bronzo di una ragazza italiana, perché i ragazzi non c'hanno più fame, non c'hanno più grinta. Le donne hanno grinta, sono andate in cinque e hanno portato a casa una medaglia di bronzo, e io direi che è una grande soddisfazione, certo. Perché la nostra atleta si è battuta veramente con tutte le più forti, ha perso con la Filippina. Certo, il primo round erano a pari, secondo round la Filippina non gli ha dato spazio, e il terzo ha tenuto duro, ecco. Ma io credo che sia già veramente, come io dico sempre, le facce di bronzo. Siamo noi facce di bronzo. Bisogna farli tre round sul ring. Round. E pensare che stanno valutando di portarle a cinque round. Però, maestro. Sì, stanno pensando anche quello. Ma stanno pensando un sacco di cose strane. I giochi olimpici giovanili, che sono in programma nel 2026, in Senegal, a Dakar, forse non si faranno più. Perché a queste Olimpiadi ha partecipato delle ragazzine 13-14 anni. Sì. E quindi il presidente del Comitato Olimpico, l'avvocato Bach, infatti musica il CIO, è chiaramente Bach. Non ha la nonna di Beethoven, però insomma si difende anche lui. Ah, mi piace molto la nonna di Beethoven. E quindi è facile che cancellino anche quello. Perché nel 26, se ci saranno i giochi a Dakar, avremo taekwondo sicuro e anche il karate che è già inserito. Bene. Altrimenti, il 24 saremo a Parigi, il 28 saremo a Los Angeles, e gli americani mettono il baseball e il football americano. È chiaro, no? Ovvio. Gioco in casa, cioè. Quindi se ne parla nel 32. 32 avremo anche il jiu-jitsu, sentivo parlare ieri. Cioè, nel 32 non so se ci sarò. Non metto ipoteche alla provvidenza, però sarà dura, sarà una bella battaglia. È come il karate per andare alle Olimpiadi più o meno. Però, ecco. Non mettiamo limiti. Bene. Ma maestro, la situazione di questa carenza di atleti che arrivano alle medaglie, è da imputare a questi allenatori, a questi dirigenti, che se capaci vengono premiati e se non capaci di produrre vengono premiati uguali? Allora bisogna fare un distinguo. Allora, le palestre private e quei militari. Noi abbiamo 2.500 atleti militari. Mannaggia. Ripeto, 2.500 atleti militari che partecipano all'attività agonistica sono il 2%. 3%, tutti gli altri cosa sono? Atleti militari scrocconi che non fanno i servizi, non vanno a fare mobilitarsi, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro. E che chi paga gli stipendi ai militari? Noi poveri cittadini con le tasse, giusto? E quindi
tutti quelli che non apriranno più la palestra pagheranno ugualmente le tasse, no, è chiaro, ecco. Quindi non prendono uno stipendio solo, ma ne prendono tre. Sì, uno è lo stipendio di base. Base. Due è lo stipendio della federazione. Terzo è lo stipendio che salta fuori da movimenti particolari. Ecco. Mannaggia a me perché non ho fatto l'accademia militare. Facciamola. No, ma non c'è bisogno di fare l'accademia. Basta fare un buon risultato, poi non farne più. Quando... Basta, ti spremi per quel momento. Allora, adesso sì, siamo pronti. Siamo allora, cioè, insomma, qui non abbiamo un solo Caronte, ne abbiamo due adesso. Due, hai visto? Mi piace la regia con questo piglio così, alla frusta, mi piace. Va bene. Allora, siamo pronti a mandare il video. Ecco, siamo pronti. Via. Quale? Quale video vuoi? Come quale video vuoi? Quello che vuoi. Ma io direi, facciamo i saluti ai gordiani e poi passiamo alla canoa e parliamo di un po' di sportivo. Poi si chiude. Abbiamo finito, caro. Facciamo la canoa e poi i gordiani lo portiamo nella nostra. No, poi dobbiamo riaprire con l'altra trasmissione. Ah. Perdonateci, vai questa cosa naif. Vai con abbastanza. La canoa. Gordiani lo portiamo allora, da noi. Andiamo con la canoa, cambiamo tutto. Andiamo in canoa. Vai. Allora. Allora, devo dire la verità, per quello che mi ha riguardato, l'assenza di pubblico alle Olimpiadi di Tokyo è stata, all'inizio è stato un po' traumatizzante, perché comunque uno si aspetta di arrivare alle Olimpiadi e vedere gli spalti pieni, però devo essere sincero, il supporto che ho ricevuto dai messaggi nei vari social è stato veramente intenso e ho davvero percepito la presenza di tutti i miei amici, tutti i miei compagni di barca, e quindi posso dire veramente che per me è stata come se fossero lì. Ormai siamo la generazione del web, la generazione dello streaming, e posso dire con convinzione che il pubblico a casa si è fatto sentire, è stato percepito forte e chiaro, è stato davvero di grande aiuto. L'italiano invece come squadra, la bolla, come l'hai vissuta, questo fatto di essere un po' isolati, un po' ghettizzati, diciamo così? Sì, diciamo che forse quella è stata la cosa più brutta, se si può dire, che fondamentalmente non era tanto il fatto della bolla quanto un po' la paura che si aveva nei confronti del prossimo, nel senso che purtroppo il rischio, la paura di perdere le gare a causa di una positività che poi si traduceva di fatto in un nulla, perché si era positivi ma non si avevano i sintomi nella maggior parte dei casi perché eravamo quasi tutti vaccinati, quindi insomma questa paura un po' ha impedito di conoscere nuove persone o comunque di interagire tanto con le altre persone, e questo è stato un po' forse l'unico neo di una competizione che comunque è stata veramente fantastica. La primissima cosa che hai pensato quando hai vinto la medaglia, quando hai saputo di essere medagliato? La primissima cosa che ho pensato? L'attimo lì. In realtà appena dopo l'arrivo l'unica cosa a cui riuscivo a pensare era cerca di non pensare di essere arrivato tra i primi, perché se lo pensi poi succede qualcosa che non ci sei riuscito, quindi in realtà l'unica cosa che pensavo era non pensare, pensavo di non pensare, però no, in realtà il pensiero è andato subito ai miei familiari, alla mia ragazza e a tutte quelle persone che hanno lavorato con me, ed è stato veramente molto, molto, un momento molto forte, tradotto poi in un pianto fortissimo, quindi è stato il mio primo pensiero è stato a tutte quelle persone che hanno fatto dei sacrifici per me. Abbiamo presentato la medaglia di bronzo Manfredo Rizzo, non abbiamo visto il filmato che volevamo vedere per la finale da Rorra, il bronzo è incredibile perché Eurosport non ci ha dato i diritti. Aia, peccato. Siamo andati all'Idroscalo di Milano dove c'era il presidente Bonfiglio, Luciano Bonfiglio, che anche lui fa l'ultimo mandato, Ricci, dell'assessore alla Regione Lombardia, nonché Oreste Perri. Quindi a questo punto noi diciamo un semplice buon samurai a tutti e diamo la parola a chi di dovere. Via con la luna del pozzo. Tra due minuti, eh?